vacanze come regola anche d'estate. A un certo momento dicono che per la regola devono sempre mettere le calze, ma forse non d'estate, non so. I think the rule about the socks is more about the appearance on stage to make it more look professional. So they, you don't want to show your ankles so the audience will look at your face instead of your feet. No, it's because it's probabilmente è solo una questione di aspetto professionale. Cioè il fatto di aspetto professionale, il fatto di non dover mostrare le caviglie, sì. È perché così le persone guardano piuttosto il volto, il viso e non le gambe. Quindi parlavano anche di gambe, beh, cioè forse vuol dire la parte migliore della coppia, per cui erano coperte da... No, beh, insomma, in ogni caso, complimenti, perché mi è piaciuto molto tutto. Anche i primi piani, le storie triste di questa una di queste alla fine non può più partecipare, si è malata di stomaco. Yes, thank you so much. We've got some questions here. How did you meet them? Because I'm really mature, not old. Mature. The 70s is it's very mature. Depending on your eyes. Yes. Okay, so I answer in English and then, yeah, okay. I'm not going to try to speak Italian, no. Well, we met them 4 years ago. We were on a vacation. We've been in this specific city for many years because my dad used to live there part-time. So we've been there, but just on vacations, like 2 weeks in the winter. And this time we were there for a little longer because we had two kids together and the little one was just 3 months. So we decided to stay a bit longer, and we just stumbled upon them at the kids' event, actually. It was an event for kids, and we were there with our kids, and we just saw them dance. And we were so fascinated, and we decided at the moment that we wanted to do something about them. We didn't know what it was, how it would end up like, but yes, it was a very... The decision came very, it was at the moment, we fell in love with them. Sì, allora abbiamo incontrato questo gruppo di signore 4 anni fa durante una vacanza in una città molto specifica della Florida in cui mio padre lavorava part time. Però in quell'occasione ci eravamo recati solamente per una vacanza, per 2 settimane nel corso dell'inverno. E avevamo 2 figli assieme. Ce n'è ancora. Sorry, pensavo ne fosse un altro po'. Abbiamo due figli assieme, il più piccolo all'epoca aveva solo 3 mesi e quindi ci siamo fermati un po' di più di 2 settimane. E abbiamo incontrato questo gruppo di signore proprio ad un evento per bambini e siamo rimaste immediatamente affascinate da loro e abbiamo pensato che avremmo dovuto farci qualcosa con loro, anche se all'inizio non sapevamo bene cosa ne sarebbe uscito, però è stato veramente un amore a prima vista. Allora, andando backwards, volete? Prego. Ormai è così. We started filming 4 years ago, and then I think we filmed them on a period of 2 years. We went back and forth between Sweden and Florida, so we were there 4 times, and every time we were there about 1.5 months to 2 months.
the longest period. So that's, and then we, the last 2 years was, we've been working with editing and everything else that you do to finish your film. Allora, come già stato detto, abbiamo iniziato a filmare 4 anni fa. Per il film sono stati necessari 2 anni, un periodo in cui abbiamo fatto avanti e indietro tra la Svezia e la Florida, almeno 4 volte, e ci siamo fermati per 1 mese e mezzo, al massimo 2 mesi. Gli ultimi 2 anni invece sono stati dedicati al montaggio. Ah, ecco il montaggio, guardate. American classes. I don't know how to phrase this. I just wanted to know what you think about it, because I think like this is my feeling, but I think it might be yours too. And they're like come from a very specific class. I think that they're called similar backgrounds. Maybe they live in the same neighborhood, or I didn't really know. But I went to last year, and I just wanted to like very American. Yes, most of them are from America. Yes. There's actually one woman from Ukraine and one woman from Peru, but they have lived in the U.S. for a very long time, yes. But they are from different parts of the U.S. Some of them, it's very popular to, when you retire, to go to Florida. They're from different parts, and also actually from, yes, I would say most of them are some upper middle class background, but it's also diverse. You can see the woman who runs the iPod. She's been in prison for 13 years, and also the one that's been a cop. It's pretty diverse, and some are very rich, but I guess most of them are just middle class. I think also that's a nice thing about the group, is that they may look like they are like very alike, but they come from very different backgrounds, and that's part of the nice thing with the group, that they can meet on the same level. It doesn't matter where you come from. Some have been like CEOs for a big company and made a lot of money, and someone still works because she doesn't have enough money to stop work. But of course, it would be nice if there were even a larger mixture of people in the group, but that's, I think that's a representation of how the people in that part of Florida, that's just how it is, and it's not the choice that they made in the group. They welcome everyone, so it's just the way it is. We hope it will be more diverse, of course, in a couple of years. It wasn't a critique. I was but still. Yeah. I'm just not used to all this. Pink? I think it's a good book. Even for the future, it makes a good, it's a good picture of how it looks like and how people live in the world. So I really liked it. And of course, not the idea and everything. Allora sì, per quanto riguarda la domanda che è stata fatta, non tutte le persone erano di origini statunitensi, ad esempio c'era una signora che veniva dal Perù, un'altra dall'Ucraina, ma comunque vivevano tutte negli Stati Uniti da molto tempo. Però sì, negli Stati Uniti è piuttosto comune magari vivere in altre parti, in altre zone che non siano la Florida, e una volta pensionati invece ci si trasferisce in Florida. Quindi il gruppo in realtà era molto diversificato, c'era una prevalenza di classe medio-alta certamente, ma ad esempio la signora che lanciava le canzoni sull'iPod è stata in prigione per 30 anni. Poi la signora chi? Che lanciava, che avviava, metteva la musica sull'iPod. Ah, ecco, sì, lei è stata in prigione per 30 anni. Ah, ecco, qua è in prigione. E poi c'era la poliziotta, quindi il gruppo era veramente molto diversificato e molto ricco.
il regista aggiungeva anche che il gruppo poteva sembrare comunque tutto omogeneo, ed è questa la bellezza, diciamo, del gruppo, perché nonostante sembri comunque tutto uguale, in realtà è composto da persone molto diverse al suo interno, e questo fa capire come tutte le persone vengano accolte sullo stesso livello. Ad esempio, una signora è un'amministratrice delegata, mentre qualcun altro invece deve continuare a lavorare perché non può permettersi economicamente di smettere di farlo. E quindi era molto bello vedere tutta questa diversità, e sperano che magari sul lungo periodo questo gruppo diventi ancora più ampio e ancora più diversificato. Beh, comunque mi sembra che si esibivano soprattutto nei centri di ospizi, sono proprio per i bambini. Magari gli altri non avrebbero apprezzato, purtroppo, no? Invece riconoscere, anzi valorizzare queste donne che non avevano sul fisico di una volta, però si mettono in gioco e sanno, capito? Magari un maestro, dovrò vederlo tutti questo film. Le donne oltre i 50 oltre agli anta. Yes, we agree that everyone should see the film. That's correct. And, siamo d'accordo perché tutti dovrebbero vedere il film. And I think for everyone, almost everyone has seen it, has felt some kind of inspiration from the film, and we really hope that's the way. That even more people can see it and be inspired and start doing things like the calendar. It doesn't have to be dance. It could be anything that you want to do with your life. But just have the feeling that go and do it and don't think too much about what other people think. Sì, molte persone, quasi tutte le persone che l'hanno visto, si sono sentite ispirate da questo film. Non deve trattarsi per forza della danza, della ballare, può anche trattarsi di qualsiasi cosa nella vita che faccia stare bene e che si possa fare senza magari pensare troppo a quello che gli altri pensano. Alla appunto. Morte, a esorcizzare la morte. Decide, prego. A parte questo film della sezione dei visti da vicino, non si capisce niente con questa mascherina. Allora, è un complimento innanzitutto, mi è piaciuto molto, ma è un documentario, fa parte della sezione documentari. Volevo chiedere in quanta parte è preso così, direttamente, e quanto invece è stato recitato.